Il suolo agrario è il terreno che il lavoro dell'uomo ha reso adatto alla coltivazione. Raggiunge al massimo i 70 cm di profondità e ha un profilo diverso da quello naturale. Il profilo di un suolo agrario, infatti, è costituito da due soli strati: il suolo attivo superficiale, ricco di humus, e il suolo inerte, già sottosuolo, compatto e povero di sostanze nutritive. La miglior tessitura, quella che rende un suolo adatto alla coltivazione, è argilla al 10-25%, calcare al 5-12%, humus al 5-10% e sabbia al 60-70%. Tecniche agronomiche. Per rendere fertile un terreno, l'uomo attua periodicamente una serie di tecniche come la concimazione, la rotazione e il sovescio. La concimazione prevede l'uso di concimi naturali o chimici. Sono concimi naturali il letame, che è formato dagli escrementi di animali bovini ed equini mescolati a paglia e al guano. Una sostanza formata dall'accumulo e dalla decomposizione di escrementi di uccelli marini. La rotazione delle colture consente di mantenere fertile un terreno, alternando negli anni 3-4 colture diverse. In una rotazione quadriennale, ad esempio, una coltura di cereali si avvicenda con una coltura di legumi e poi con una di trifoglio e dopo con una di orzo. Il sovescio si ottiene coltivando e poi interrando piante quali la colza, il trifoglio, l'erba medica, che arricchiscono il terreno di azoto, fosforo e potassio.